Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Siamo già arrivati a 75 pacchetti aperti di Destino di Paldea e quindi mi sembra arrivato un altro ottimo momento per andare a procedere con una seconda sistemazione delle carte all'interno dell'album. Oltre a questo, oggi ci occuperemo anche della sistemazione delle promo, che non facevo da un bel pezzo, quindi se ne sono accumulate parecchie. Quindi anche in questo video abbiamo un bel po' di lavoro da fare e direi di iniziare subito. Gli album con cui avremo a che fare oggi sono tre, perché abbiamo tre blocchi di carte da sistemare. Questo che è Destino di Paldea, queste che sono le promo Scarlatto e Violetto e ci avanzano anche due promo ancora dell'era Spada e Scudo. E quindi direi che iniziamo proprio da queste, andiamo a fare un po' di spazio. Intanto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, questo è il momento ideale per farlo e anche per lasciare un bel like. Allora, questo è il mio album delle promo dell'era Spada e Scudo. Dobbiamo sistemarne solo due, quindi facciamo in fretta. La parte iniziale è molto vuota perché io, come sapete, ho iniziato a ricollezionare a partire da Voltaggio Sfolgorante, quindi da lì in poi di promo ne ho raccolte tante. Poi quelle che ci sono prima invece sono ancora un po' in fase di recupero. Allora, il Lugia e l'Unknown sono quelle della collezione di Lugia, chiaramente Lugia e Unknown, anzi, e sono la numero 301 e 300, quindi dobbiamo andare avanti un bel pezzo. Allora, lo Zoroark che è la numero 297, qua abbiamo 298, 99, 300 il nostro Unknown, e poi abbiamo il 301 che è questo Lugia, che tra l'altro ha uno degli artwork di Lugia più belli dell'ultimo periodo, tra Vivi, Astro e quant'altro. Questo è uno di quelli che preferisco, soprattutto perché rappresentato così di spalle gli dà proprio un senso di potere a Lugia. Allora, con questo abbiamo già fatto, quindi Spada e Scudo archiviato. Passiamo adesso a questo, che è parecchio sottile perché è quello di Scarlatto e Violetto con le promo. E a proposito di promo, dobbiamo andare a recuperare queste che avevo lasciato all'interno di questi portacarte, quindi le dobbiamo andare a preparare. Allora, eccole qua, iniziamo da queste. Tutte le sleeve che uso le trovate in descrizione. Comunque io faccio sempre la doppia slivatura che mi piace, poi soprattutto per dare quel briciolo di spessore in più alle carte, per farle rimanere anche meglio all'interno delle tasche dell'album. Perché ho notato che con una sola sleeve fanno più fatica a star dentro, nel senso che possono scivolare fuori. Poi comunque su questi portacarte c'ho un'idea di cosa metterci dentro, che avevo già accennato. Non lascio queste carte promozionali qua, ma andrò a mettere quelle di 151, quindi le tre linee evolutive di Squirtle, Bulbasaur e Charmander, che trovo molto più appaganti da avere esposte. Perché anche queste sono belle, però preferisco più la continuità del tipo di carta, perché qui abbiamo baby shiny, full art shiny. Preferisco avere una continuità del tipo di carta, quindi avere illustration, illustration e illustration, soprattutto perché quelle di 151 raccontano anche una storia, sono veramente belle e secondo me meritano un posto in esposizione. Poi fatemi sapere voi cosa ci mettereste, se lascereste queste o se avete qualcos'altro da mettere. Allora, anche per queste la prima slivatura è fatta. Andiamo ad aprire l'ultimo. D'altro appunto, questi portacarte qui erano proprio belli. Unica pecca, la basetta. Però anche per quella sto trovando una soluzione. Quindi tenete d'occhio il canale, perché sta arrivando. Bene, anche queste slivate. Passiamo alla seconda slivatura. Quindi tiriamo fuori tutto, poi mettiamo via l'eccesso. Abbiamo il nostro Quaxwell, Quaxley. Intanto le metto in ordine di numero, questo è l'82. 83 e 84. Tra l'altro sono rimasto un po' indietro con la sistemazione delle promo. Ne abbiamo
veramente un bel plico. Di solito sono poche, invece questa volta ne abbiamo parecchie. Ho recuperato anche due da dei mazzi ex che c'erano. Adesso manca ancora qualcosina. Però devo dire che è abbastanza completo l'album delle promo. Mancano soprattutto quelle dei pre-release, perché quelli di Ossidiana Infuocata e Paradosso Temporale non sono riuscito a trovarli. Uno mi sembra che è uscito in ritardo, uno qua in Svizzera io non l'ho manco visto. Allora, partiamo da questo che è 80, 81 e 79. Poi qui abbiamo 76, 77, 78 e quindi poi chiudiamo con la linea evolutiva del Quaxly. Bene, anche queste sono slivate e direi di procedere. Ecco, guardate qua che plichetto di promo che abbiamo da sistemare oggi. Allora, facciamo lo spazio, via anche questo, così possiamo operare bene. Ora questi li sposto, che non servono al momento. E andiamo al numero 30. Quindi 21-24. Qua abbiamo la 30, il nostro Cempao. Questi erano i mazzi. Questi arrivano dai mazzi. Poi qui abbiamo... Allora, qua ci sono quelle di Destino di Paldea. No, non Destino di Paldea. Evoluzione di Paldea. Qui manca la parte Ossidiana Infuocata, di cui c'è solo questo Charizard numero 56. Però qua appunto i pre-release non li ho trovati, quindi è completamente vuoto. Qui abbiamo 53, 54, 55, 56, giusto il Charizard, e poi passiamo direttamente a quelle di Paradosso Temporale. Anche qui le 4 del pre-release sono latitanti. 60, e iniziamo sul Pineco 61, quindi qua dietro. 62, 63 e 64. Queste sono quelle dei single blister e queste sono quelle dei tripack blister. Poi abbiamo le nostre promo degli ETB, numero 65 e 66. E poi abbiamo le due promo EX di Eroe Ferreo e Luna Ruggente, che sono la 67 e 68. Se volete vedere i prodotti che ho aperto, tutti questi dove c'erano dentro queste promo li trovate sul canale, basta guardare la playlist Paradosso Temporale e li trovate tutti. Allora, poi abbiamo la numero 69, il nostro Fido, prima carta shiny, 70, 71, e poi qua andiamo a raffica proprio, 72, 73, 74 il Charizard, 75 il Mimikyu, e poi andiamo di sprigatito, 76, 77, 78. Cavolo, veramente bellissimo, una doppia pagina delle promo piena. Non so se quello di Spada e Scudo, se... sì, una o due pagine piene così ci sono. Però, veramente, sono a buon punto. C'è da lavorare perché ce ne sono alcune che sono veramente difficili di promo da recuperare. E qua chiudiamo con Quaxwell, Quaqueval. Tra l'altro queste, devo dire, non sono così entusiasmanti come carte, queste Full Art Shiny degli starter, però tra tutte le Full Art Shiny... sono quelle che ho visto che hanno la qualità maggiore, perché adesso, come vedremo, arrivano un paio di note dolenti riguardo alla qualità delle Full Art Shiny che ci sono in Destino di Paldea. Allora, eccolo qui il nostro album. Direi di partire chiaramente con tutto il blocco dedicato al main set. Qui ci manca da mettere il nostro numero 6, Espatra.
Eccolo qui. E adesso si iniziano a riempire un po' di reversa. Abbiamo questa, abbiamo il Rotom forma calore. Abbiamo il nostro Carcadè. Arma Rouge. Frigibax. E magari riempiamo la pagina. Raichu, abbiamo trovato la Holo. Cinchu. Eh sì, qua si riempie la prima doppia pagina. Bello. Queste sono le soddisfazioni, vedere proprio l'album crescere. Executor, qui manca lo Xatu. Reverse ne mancano 25 se non sbaglio. Poi qui manca il Kirlia. Poi andiamo di Duxbun. No, questo è il Duxbun Reverse però. Duxbun Reverse che abbiamo trovato prima del Duxbun non comune, che ci ha voluto un bel po', eh. Cerulege, Flittle. Però pian piano anche qua si sta riempiendo. Adesso c'è poco che si può fare, diciamo, spacchettando, visto che ci sono veramente tantissime carte. Allora, questo è un Annihilate Reverse, quindi stavano già salendomi i battiti per la paura di aver beccato un errore. Questo, l'Annihilate normale, lo devo prendere. Tipo, ho slivato due volte un Annihilate Reverse, però l'Holo c'è. Devo solo andare nell'ITB dove ho messo le doppie. Ero convinto che mancasse il Reverse, invece manca l'Holo. Gastly, Haunter, Gengar. Abbiamo il Clotsire. Poi c'è lo Scrafty qua dietro. Abbiamo il Mashif. 62, sì. Manca la normale, non ho slivato. Ero convintissimo. A volte vedo delle carte che in realtà poi non ci sono. Cioè, sono sicuro di averle viste sbustandole, però poi magari non le ho ancora sistemate. Ero convinto di averlo nell'album e invece non c'era. Però sicuramente, essendo una carta comune, ne abbiamo beccati anche tanti, perché me li ricordo. Noivern, Sicklizar, Lechonk. Ci stiamo avvicinando alla parte delle Baby Shiny. Però guardate intanto il main set come si sta riempiendo. Qui abbiamo Mousehold. E poi manca lo Squawkabilly EX, che dovrebbe essere la numero 75. Qui abbiamo la nostra reverse anche di questo, la reverse di Kissara. E poi andiamo a mettere l'ultima, che è quella della Minor Ball. Bene, prima di passare alla parte delle Baby Shiny, torniamo indietro perché ho recuperato le due carte che mancavano. Qui abbiamo il nostro Mashif e qui c'è l'Annihilate Holo. Così almeno evito dimenticanze. Poi, tabella alla mano adesso, perché con le Baby Shiny bisogna saltare un po' di qua e di là, visto che ce ne sono ancora poche. Allora, qui abbiamo l'inizio del nostro Shiny Vault. E la nostra prima è un Vileplume, numero 94. Quindi questa va subito qua all'inizio. Arbolivara, numero 104, quindi sulla pagina dietro. Dovrebbe essere esattamente qua. 99. 100, 1, 2, 3, 4, sì, perfetto. Poi 109, siamo ancora in là di una pagina per il Charmander. 113, e fortuna che l'ho pianificato, altrimenti sarebbe stato difficile. Ogni volta contare è scomodo. 117, perché poi basta fare un errore e va tutto in palla. L'altra volta avevo sbagliato a posizionare il Voltorb e ringrazio chi nei commenti mi ha scritto che il Voltorb era sbagliato, così l'ho subito rimesso al posto giusto. 129. Allora, qui siamo alla 117, la 129 va qua vicino al Voltorb. Poi abbiamo il nostro Pikachu numero 131
che va anche lui qua. Poi andiamo direttamente a 160, quindi salutiamo queste. Qui siamo alla 147 e dobbiamo andare alla 168. 160, 168 ce l'ha di fronte al Mimikyu. Poi abbiamo 174, il nostro Lucario, giriamo pagina e va qua in mezzo. E 179, sull'inizio della nuova pagina, il Glimmora. 180 Wooper. Tra l'altro brillano un sacco, eh. Queste fanno veramente un sacco di riflesso. Poi con anche l'album vuoto non è ottimale. Markrow, numero 181. Poi abbiamo la 185, il nostro Ponyard. Bello che riesce a stare la sua linea evolutiva tutta su una riga. Abbiamo lo Scizor, 191. Quindi adesso noi qua siamo alla 185. Giriamo pagina, 191, siamo qui. Poi siamo a 197, quindi inizio di qua. Questa è la 210 e il LeChonk è la 207. Quindi 203, quindi dobbiamo ancora girare pagina. Con il LeChonk siamo a 207 qua in alto. E con questo siamo di fianco, quindi abbiamo ultima e penultima. Almeno quello. Poi abbiamo la 212, abbiamo trovato il Fortress Full Art. Questa è una di quelle messe meglio, vi confesso, perché adesso andiamo a vedere un po'. Tiriamo via il pelo di gatto innanzitutto. Che sono super statici i peli di gatto e qua si appiccicano proprio, cioè quasi a incollarglieli sopra. Abbiamo un po' di carte, tra cui questo povero, povero Glimmora. Glimmora è il primo di una serie di carte molto sfortunate, perché questo è uscito veramente male. Ne ho due, l'ho trovato doppio. Adesso spero di riuscire a farvelo vedere in camera, quello che intendo, perché bisogna guardarlo proprio da una angolazione ben precisa. Vediamo se si riesce a inquadrare. Purtroppo si fa molta fatica. Forse da questo punto di vista. Comunque, questo povero Glimmora c'ha una bella print line qua e una qua, quindi è proprio incrociato. Questo è addirittura messo peggio, perché di print line verticali ne ha ben due. Quindi ne ha una qui e una qua. E in più c'è anche una mezza linea qua un pochino più spessa. Quindi sono veramente di qualità un po' bassa queste Full Art Shiny. Non è l'unica, questo Glimmora, che ho trovato rovinata. C'è anche ad esempio il Clotsire. Questo Clotsire qua, purtroppo con tutta la lucentezza in camera si fa fatica a vedere, però forse si riesce a vedere qua quando la muovo. Vedete questa bella print line proprio spessa, cioè veramente dà fastidio. Purtroppo le carte sono uscite così, quindi secondo me queste non hanno quel gran valore proprio per questo motivo, perché sono facilmente rovinate dalle print line. Allora, abbiamo il 218, va giusto di fianco al Clotsire. Poi abbiamo il nostro Alakazam, 215, 13, 14, 15, 16, il Mew. Anche questo, quando l'ho sbustato, sembrava in ottime condizioni, poi quando lo stavo slivando ce l'avevo inclinato così e ho visto diverse print line che non vanno bene, perché anche lui, poverino, ne risente poi. È una carta bella, però purtroppo, devo vedere se riesco a farvele vedere, purtroppo è difficilissimo farle apparire in camera. Non so se forse così si vede proprio il centro della croce qua, si vedono delle leggere linee, però purtroppo anche questa printlineata, 216. Eccolo qui, il Clotsire, questo è forse più rovinato di questo. Poi, che si salvano sono queste, le Art Rare. Il lavoro è stato fatto bene,
e quindi quelle si salvano. Anche le special, non preoccupatevi, quelle secondo me sono fatte bene. L'unica, diciamo, carta che è molto suscettibile a questo danno sono le Full Art Shiny. 226 il nostro Pomi. Queste sono solo 3. Purtroppo sono 3 qua così. Sarebbe stato bello avere una gallery molto più piena di questa tipologia di carte. Soprattutto perché sono belle, perché sono tematizzate tutte dal fatto che hai il Pokémon Shiny in primo piano e poi è circondato da altri Pokémon della stessa specie in versione non cromatica. Quindi c'è questa bellissima struttura e sarebbe stato bella vederla su molti più Pokémon. Poi abbiamo la 227, quindi qui abbiamo la 226, siamo subito qua sotto. 27, qui abbiamo 229 e qui dobbiamo andare a sistemare le ultime due, che sono il Gardevoir, che questo l'ho guardato e riguardato, tra l'altro bellissima come carta, e di print line non ce ne sono, per fortuna. E poi abbiamo il nostro Coraidon Gold, che è la 245, quindi proprio quella che va a chiudere. 227, dobbiamo girare pagina per il Coraidon, che va qui. Per il momento sta qui un pochettino da solo, e poi arriveranno le altre a fargli compagnia. E poi abbiamo la 233, che va giusto qua in cima. Questo Gardevoir veramente eccezionale. Beh, direi che, vabbè, la parte delle Baby Shiny è comunque ancora un po' piangente, però il resto dell'album si è abbastanza riempito. Allora, molte altre carte hanno trovato il loro posto all'interno dell'album con questa sistemazione, e per quanto riguarda invece la parte statistica, anche se l'album inizia a sembrare cicciotto, siamo arrivati solo a quota 58% per via di tutte le Baby Shiny che mancano ancora. Io vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia anche oggi, vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate un bel like, seguitemi su Instagram, non dimenticate di attivare anche la campanella delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo video!